via, si parte, buon divertimento con un'altra avventura, con una nuova storia, la prima giornata, la prima partita del campionato di Serie A femminile della Juventus Women. Pallone lungo in avanti, Boatin decide di metterla giù, la gioca rasoterra, una buona palla questa per Glionna, sovrapposizione di Rosucci, Rosucci sulla sinistra, prova a puntare la porta, può metterla in mezzo, Rosucci in mezzo, attenzione verso la Franzi, palla per Bonansea, la Juventus è in vantaggio al sesto minuto, Barbara Bonansea, il primo marcatore della storia della Juventus in Serie A, Barbara Bonansea, un destro perfetto sotto l'incrocio dei pali. Atalanta Mozzanica 0, Juventus 1, Barbara Bonansea. Rizzon, dato la palla frontale, c'è il recupero da parte della Juventus che va contro il 3 contro 3. Glionna, attenzione, dentro l'area di rigore. Glionna! Il raddoppio della Juventus al minuto numero 20 con Benedetta Glionna, micidiale ripartenza della formazione bianconera sul recupero palla. Glionna davanti a Talman. Non ha sbagliato, finisce qui la prima frazione di gioco al comunale di Mozzanica, Atalanta Mozzanica 0, Juventus 2. Parte il tiro di Boatin, la parata della Talman che dice di no al 36esimo minuto, rigore parato da Gael Talman. Baldi con il sinistro, la sponda poi Ledri, ma c'è l'errore, attenzione a Bonansea, Bonansea parte palla al piede, azione personale, Bonansea, un'azione strepitosa, Bonansea davanti a portiere, Bonansea, Bonansea, Bonansea! Barbara Bonansea, è un gol strepitoso, è partita da metà campo ed è andata in porta, una velocità impressionante per la doppietta personale, Barbara Bonansea, gioco, partita, incontro, finisce qui la partita, la prima storica gara in Serie A della Juventus, termina con una vittoria, 3-0 per la formazione bianconera. Oggi è il giorno di Juventus Women contro Chievo Verona. Il pallone è dritto per dritto a cercare la Secora. Occhio al traversone della Secora. Il pallone in mezzo a cercare Valentina Cernoi. La conclusione, Bonansea! La Juventus è in vantaggio. 4 minuti. E chi se non lei? Barbara Bonansea. E per rivedere quanto successo con la Secora rapidissima. Scappa via all'avversaria. Il pallone dentro. La conclusione di Valentina Cernoia. Il pallone aperto per Eniola Luco, attenzione alla Luco, fuori dall'area di rigore, vi si butta dentro, a Luco il pallone dentro, Girelli, il raddoppio della Juventus, Cristiana Girelli, suo primo gol con la maglia bianconera al 33esimo minuto, Juventus Women 2, Chievo Verona 0, Eniola Luco è bravissima a giocarla a rasoterra, Girelli. Girelli prova il dribbling, le riesce, Girelli ancora, l'apertura sulla destra, attenzione alla Sicora, ancora Sicora, Sicora in mezzo, a Luco! Il primo gol con la maglia della Juventus Women, come ci si aspettava, come volevamo, Eniola Luco, 3-0, Alexandra Sicora sulla destra, pallone dentro, la Luco, facile facile, mette dentro la rete del 3-0, gol in fotocopia di quello di 8 minuti fa. Vince qui il primo tempo a Vinovo, Juventus Women 3, Chievo Verona 0. Gritti con il destro in avanti, colpo di testa della Cernoia, Sanderson punta la porta, va Lian Sanderson, difesa schierata, lo scambio, attenzione Lian Sanderson, 4-0 per la Juventus Women, che gol di Lian Sanderson a distanza di neanche 5 minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco, Lian Sanderson. Girelli rientra sul sinistro, ora sul destro, il pallone rasoterra, attenzione, va la Galli, posizione regolare, Galli, 5-0, minuto numero 56, la Juventus cala la cinquina con Aurora Galli, quinta marcatrice differente per la Juventus, Girelli, il pallone dentro, fuori misura per Leon Sanderson, break ancora della Juventus, Galli, Galli dentro a cercare la Girelli, davanti alla portiere, Girelli, 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 attenzione, il dribbling, Girelli va in porta con la palla, 6-0 per la Juventus Women, prima doppietta stagionale per Cristiana Girelli, parte in posizione regolare, va a dribblare Alessia Gritti, la teneva in gioco per qualche centimetro Giorgia Motta, qui in basso, Girelli, buon dribbling, 6-0. No, finisce qui la partita. Juventus Women batte
Chievo Verona Valpo 6-0, 3 reti per tempo al quarto Bonansea, al 32esimo Girelli, al 40esimo Aluco e la ripresa al quarto Sanderson, al 10esimo Galli, al 23esimo la doppietta di Cristiana Girelli. Il primo pallone lo giocherà la Juve con Cristiana Girelli che è al centro del cerchio di centrocampo, pronta a muovere la sfera, anche lei fortemente scelta e voluta dal direttore Stefano Braghini e da coach Rita Guarino. Via, si parte con la Juve che gioca il primo pallone. Sicora che può prendersi il fondo qui, c'è Boglioni su di lei, la frenata di Sicora, il pallone in mezzo, Staskova prova a controllare al limite, la chiusura del Fratellempoli, Cernoia dalla distanza, la palla si spegne alta sopra la traversa, primo squillo della Juve con Valentina Cernoia che al quarto minuto ci ha provato dalla distanza, sporta palla lei, l'esterno a cercare Acuti, occhio perché adesso la Juve deve ripiegare con Gama che affronta il numero 17 dell'Empoli, si torna indietro con Mastalli che pensa al cross, dentro per Hjolman che colpisce di testa, c'è Brugna che rimette in mezzo, Giuliani annulla il pericolo e riconquista il pallone, pericoloso qui l'Empoli. Maria Alves, c'è Boglioni su di lei, si muove bene Sicora, Maria Alves la serve adesso con l'esterno, Sicora il tocco di ritorno per Alves, il destro di Maria Alves, la palla che si spegne al lato di pochissimo, buona azione qui della Juve al minuto 19, Girelli prova a proteggere palla, non riesce però a controllarla sulla pressione di Giatras che con il destro prova ad allargare dall'altra parte, Panzeri legge bene ma non riesce a capire il rimbalzo successivo, poi ferma in qualche modo Simonetti, attenzione calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Empoli al 25esimo minuto. Parte Brugna e c'è il vantaggio dell'Empoli. 26esimo minuto, Empoli 1, Juve 0. Ha segnato su rigore Cecilia Brugna che ha trasformato il penalty conquistato da Simonetti. Parte Girelli, troppo centrale però per impensierire Baldi che aspetta il pallone e lo ingloba senza difficoltà. 27esimo minuto. Il tocco dentro per Acuti che è scappata via ancora una volta, in area Acuti, il destro di Acuti. Laura Giuliani è dove, è diretto il pallone e lo blocca senza problemi. Finisce qui il primo tempo, un minuto di recupero che è stato annunciato ed è finito in questo momento. 1-0 per l'Empoli. Tutto pronto in area. Il pallone dentro di Cernoia, Girelli, la girata di testa, la palla rimpallata, finisce in calcio d'angolo e c'era qui la giocata di Girelli che aveva preso bene il tempo, ha trovato però un'altra testa dopo la sua. Il pallone dentro, Girelli e stavolta il gol! Stavolta non sbaglia, stavolta non c'è un'altra testa, c'è quella di Cristiana Girelli che firma l'1-1 al decimo del secondo tempo. L'angolo di Valentina Cernoia che pennella sulla testa di Cristiana Girelli che ha questi colpi. Girelli, il tacco per Boattin che va via bene sul fondo, Lisa Boattin va verso il centro, il pallone in mezzo, Caruso con il mancino, la palla però si impenna altissima, era buona l'idea qui della Juve, era buona la giocata di Lisa Boattin, ci ha provato Arianna Caruso dal limite. Boglioni su Maria Alves, il cross in mezzo a cercare Girelli, il grande intervento da parte di Baldi, ancora una volta il colpo di testa di Girelli, stavolta però Rachele Baldi si tuffa e dice no. Parte Cernoia, ancora Baldi, la palla resta lì e poi riesce a raccogliere il portiere dell'Empoli. Ancora molto brava Rachele Baldi. Parte Cernoia, il pallone dentro, non ci arriva Gamma, ci arriva Girelli, la palla resta lì, chiede il rigore da Juve, il tocco di Caruso, la palla resta lì e gol, gol, gol! C'è il 2-1 della Juve, la messa dentro Arianna Caruso, in qualche modo, di forza, di rabbia, di voglia, perché questo gol lo voleva la Juve, lo voleva Arianna Caruso, ed è arrivato al minuto numero 26 del secondo tempo, 2-1 per la Juve. In mischia dopo la girata ancora di testa di Girelli, Garnier con il corpo aveva intercettato in qualche modo, poi la palla è rimasta lì con un grande intervento di Baldi su Pedersen, pensa forse al tiro dalla lunghissima distanza, lo lascia partire adesso, palla che si spegne sul fondo, complicato sorprendere Laura Giuliani da lì, anche perché le intenzioni erano dichiarate da tempo, quindi il portiere ha avuto tutto il tempo per prendere posizione, guardare la traiettoria, osservarla spegnersi sul fondo. Non c'è più tempo, triplice fischio, la Juve vince 2-1 contro l'Empoli.